Ciao a tutti ragazzi, iniziamo subito perché ci sono veramente tantissime cose da dire. Conferenza stampa doppia, Morata, Massimiliano Allegri. Ho visto della gran positività, in Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri che mi è sembrato diverso nelle ultime conferenze stampa, come ricorderete quando facciamo il post conferenza stampa, vi dicevo, boh, io vedo un Allegri un po' teso, un po' cupo, un po' preoccupato, scarico. Invece oggi l'ho visto vitale. E questo mi dà un po' di speranza perché col Toro mi era sembrato fiacchissimo. Infatti, poi la prestazione è stata terrificante. Invece, oggi ho visto tutta un'altra roba. Poi, ovvio che mi interessa più il campo che la conferenza stampa. Però speriamo possa essere un buon inizio. Alvaro Morata dice: arriviamo bene a questa partita. Nell'ultimo mese siamo più positivi e reagiamo in modo diverso alle difficoltà. Dicendo che probabilmente una partita come quella col Toro inizio non l'avrebbero persa. Quindi anche Morata va a toccare un po' questo tasto della crescita del gruppo, della consapevolezza del gruppo. Diciamo la verità, le prime quattro partite di quest'anno a me era sembrato di vedere il disastro più assoluto, non sembrava nemmeno la Juventus, la più lontana sorella della Juventus. Quindi, sotto questo punto di vista, certo, indubbiamente, secondo me manca ancora quel passo successivo perché è uno step di crescita. Siamo partiti da zero, proprio da zero. Per arrivare a 10, che è la Juve che può lottare per lo scudetto, che può lottare per andare avanti in Champions con consapevolezza, che può lottare per vincere la Coppa Italia, la Supercoppa, per ambire davvero ai trofei, secondo me siamo intorno al 5,5 ancora, perché non abbiamo nemmeno raggiunto l'obiettivo che stiamo dicendo, no? Sbandierando, che è il quarto posto, e quindi non può essere sufficiente perché l'Atalanta è lì lì. Domani in Champions è una buona partita che ti dà un ulteriore step di crescita. Vincere o fare molto bene comunque domani sera in Champions League potrebbe aumentare questo grado, perché secondo me la gestione Allegri in questo momento non può essere sufficiente. Poi io sono sempre per arrivare al fine dell'anno e valutare, perché credo che la seconda parte di stagione pesi molto di più rispetto alla prima. Lo stiamo vedendo anche un po', no? Nelle altre squadre di Serie A. L'Inter ieri ha perso 2-0 in casa col Sassuolo. L'Inter anche qui non sembra al 10 su questa scala qua, sembra una squadra che ha perso tanto rispetto all'inizio, dove i punti magari pesavano un po' di meno. Adesso la pressione sale e anche il caos mediatico può andare a influire su questa cosa qua. Quindi secondo me dobbiamo ancora crescere, siamo palesemente insufficienti ancora, ma abbiamo ancora tante partite di campionato, abbiamo una Coppa Italia e abbiamo pure un ottavo di finale di Champions da giocare contro una squadra ostica. Tra l'altro Morata sarà protagonista del video che uscirà domani insieme a Paolo Dybala, tra l'altro. Morata dice: Zaccaria e Vlahovic hanno portato entusiasmo. Vlahovic aveva già negli occhi e aveva già visualizzato la partita di domani, la sta sentendo. Anche in allenamento comunque si respira un'aria diversa, segno che magari è cambiato tanto. Poi non dimentichiamoci che post mercato di riparazione, dove tutto quell'entusiasmo si era venuto a creare, ragazzi, abbiamo vinto col Verona. Abbiamo vinto col Sassuolo, abbiamo pareggiato con l'Atalanta, abbiamo pareggiato col Toro, che di per sé non sarebbero nemmeno risultati terrificanti. Secondo me diventano risultati non accettabili perché ci siamo già giocati tanto nel girone d'andata, e quindi, per quello che dicevo prima, no? Nel girone di ritorno i punti pesano di più e dobbiamo andare a conquistarli, non possiamo più lasciarne per strada. Però a tutti gli effetti non è nemmeno stato terrificante. Ripeto, guardiamo anche un po' le altre squadre. Non siamo gli unici, che stiamo lasciando dei punti per strada. Purtroppo non ne stiamo approfittando di questi punti che lasciano quegli altri. Stiamo andando a passo d'uomo. Gli altri forse sono fermi in questo momento. Noi stiamo andando a passo d'uomo, ma dovremmo correre i 100 metri piani, alla Usain Bolt. E invece siamo ancora lì sul 5,5. Allegri conosce i miei limiti e le mie capacità. Sono rimasto anche per fiducia nei suoi confronti. Parlava del Barcellona, no? Dice: col mister abbiamo parlato durante il mercato, mi ha spiegato che anche l'arrivo di Vlahovic alla fine potrebbe andare a giovare le mie caratteristiche, fosse per me rimarrei sempre la Juve. Caro Alvaro Morata, io poi per Morata, l'ho sempre detto, no? Dal vivo è stato il giocatore che mi ha regalato l'emozione più grande, cioè il gol dell'1-1 a Berlino. E rimarrà per sempre nella storia, nella mia storia personale, Alvaro Morata, come quel giocatore che mi ha regalato un sogno. Quindi mi piace sentire Morata che dice queste cose. E poi dice una cosa importantissima: gli chiedono: ma spalla la porta, non spalla la porta? Morata dice: io mi trovo bene quando la Juve vince, non quando devo fare un certo tipo di lavoro. E questa è una risposta
perfetta, secondo me, perfetta. Vivo ogni partita come una vera e propria opportunità di meritarmi la riconferma e di rimanere alla Juventus. Negli anni scorsi davamo per scontata la vittoria, adesso possiamo sognare per qualche competizione importante perché stiamo lavorando bene. È ovvio che sono anche frasi fatte, non sto dicendo esaltiamoci per la conferenza stampa di Morata, perché lungi da me pensare una roba del genere, però mi fa piacere sentire uno come Morata, che ha fatto tanti anni di Juve e di tante Juve diverse, che in questo momento ci dice: non siete solo voi tifosi magari che state vedendo qualcosa di diverso, ma anche noi dall'interno abbiamo avuto una scossa, una scintilla, e questo mi fa molto piacere. Poi si trasforma, si tramuta con una vittoria, una bella prestazione, un gran risultato domani, se no rimangono chiacchiere e chiacchiere al vento. Quindi dai ragazzi, forza, che domani è molto 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 importante. Alvaro, la Champions l'ha vinta, e dice: per vincere ci vuole anche fortuna, non solo bravura. Ho visto tante squadre negli ultimi 10 anni lì sul filo per uscire a pochi minuti dalla fine, magari 3-4 minuti dalla fine, poi alla fine vinca la Champions. È vero, e io rimango dell'idea che noi siamo anche molto molto sfortunati sotto il punto di vista europeo, non solo i nostri limiti ma anche molto molto sfortunati. Noi veramente abbiamo delle maledizioni. Morata dice: abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare, il Villarreal gioca molto bene con la palla e sono un blocco compatto, senza palla non sarà una partita facile. E poi la palla passa ad Allegri, no? Tra l'altro i risultati del Villarreal in questo momento, guardate, vi rimetto qua in sovraimpressione così potete vederveli un attimo. Queste sono le ultime partite tra gennaio e febbraio del Villarreal. Allegri dice: non è un ottavo scontato, abbiamo il 50% di possibilità di passare entrambi, sono una squadra esperta e tecnica, hanno un allenatore molto bravo, sarà una partita tattica, ci sarà da stare attenti, è comunque un ottavo di finale di Champions e loro l'anno scorso hanno vinto l'Europa League e quindi hanno esperienza europea. Io mi sbilancio, lo dico senza problemi, secondo me la Juventus è la favorita di questa partita, senza se, senza ma, al di là del fatto che stanno facendo molto bene gli altri, al di là del fatto che hanno vinto l'Europa League, al di là di tutto quello che possiamo dire, secondo me non c'è partita sulla carta, la Juventus, caro il mio 50%, io vi dico anche 60-40, 70-30, posso sbilanciarmi anche 70-30, ma è una cosa che ho anche pensato con Ajax, con Porto e con Lione. Quindi se abbiamo imparato qualcosa dai nostri errori degli anni passati, quel 70-30, 60-40, quello che volete, anche 99-1, fate come vi pare, però quello si annulla tutto, perché la carta è un conto, il campo è un altro. Quindi domani sputare sangue, e non me ne frega niente, favoriti e sfavoriti, domani non si sottovaluta il Villarreal, perché l'abbiamo già preso in quel posto dove non batte il sole per troppi anni consecutivi, e sinceramente mi sono anche rotto. E dato che in campionato non sappiamo se arriveremo in Champions, l'ennesima sconfitta, l'ennesimo fallimento europeo, non lo accetterei. Quindi ragazzi, forza, se davvero si respira qualcosa di diverso nell'aria, forza, fatemelo vedere, dimostratemelo in campo. Io ci credo, sono con voi, vi supporterò, so che possiamo farcela, ma dobbiamo anche metterci più del nostro 100%, perché se no perdiamo da chiunque. È inutile, qui non si scappa, se non facciamo quello che sappiamo fare perdiamo da chiunque. E ci torneremo sopra nelle parole di Allegri. Allegri dice: il nostro obiettivo è passare il turno, ma il turno si passa in 180 minuti almeno, ed è vero, e occhio, perché Allegri ci ha sempre abituato alla super partita nel ritorno piuttosto che all'andata in Champions League. Qua non concordo con Allegri, dove dice: col Toro la Juve ha fatto una buona partita. Secondo me no, terrificante, è vero, è stata una partita di lotta, ma la Juventus quella partita non l'ha giocata. Qui non concordo assolutamente. Invece concordo quando dice: ci vuole calma ed equilibrio sui giudizi, perché 2 settimane fa eravamo una squadra che non arrivava al quarto posto, poi siamo stati una squadra che vinceva lo scudetto, poi una squadra che arrivava con la paglia al quarto posto, adesso siamo una squadra in crisi, sono passati 20 giorni, sono passati 21 giorni, ed è vero, però c'è anche da dire che nel mentre ci sono state delle partite in cui hai lasciato lì tanti punti, ci sono state le partite che gli altri hanno lasciato lì tanti punti. Vincevi con Torre Atalanta, eri completamente dentro la lotta scudetto, ma proprio a piedi pari, cioè entrarci di prepotenza. Quindi cavolo, che nervoso ancora questa cosa. E Allegri dice un'altra cosa che condivido: domani Vlahovic fa l'esordio in Champions, ha qualità straordinarie, ma per lui sarà una novità. L'altro giorno c'è stato la prima volta che Vlahovic si è ritrovato una prima pagina del giornale intera di critiche del perché non avesse fatto gol col Torino. Domani dovranno arrivare, ha detto anche Morata, i primi gol di Vlahovic in Champions, se davvero aveva quello sguardo, se davvero ha queste capacità straordinarie, se davvero è l'antagonista di Haaland. Domani è la partita di Vlahovic,
l'esordio in Champions e dimostrare la pasta davvero di Dusan Vlahovic. Dai, Allegri dice giochiamo per vincere la Champions, non è che giochiamo per uscire negli ottavi, giochiamo per vincere la Champions, se saremo bravi e fortunati arriveremo in fondo sia lì che in Coppa Italia. Mi gasa sentire queste cose, non mi gasa sentire che il pareggio col Toro è una cosa positiva, è una cosa che veramente mi fa incazzare, mi gasa sentire che giochiamo per vincere la Champions, poi che ci si riesca è un altro discorso. Non si può giocare per essere contenti di aver pareggiato col Torino. Capisco il voler difendere, capisco il voler proteggere, capisco tutto, ma in certi momenti bisogna anche dire non è il risultato che volevamo, non dico terrificante, io lo penso che sia terrificante per i punti che abbia lasciato indietro, poi lo so Allegri fa questo discorso perché c'è la Champions dopo qualche giorno e non vuole caricare troppo il gruppo, vuole tenerlo calmo, rilassato, fare in modo di fargli capire che ha le possibilità, è un modo di allenare come un altro, il modo di gestire la pressione come un altro, ogni allenatore c'ha il suo, però da tifoso ovvio che mi dà fastidio sentire che il pari col Toro va bene, no, non va bene il pari col Toro, a maggior ragione dopo tutti i punti che abbiamo lasciato indietro, non va bene, non va bene. Poi dice gol trasferta che non ci sono più, cosa cambia? Non lo so nemmeno io, ci saranno dei pro e dei contro, noi domani sera cerchiamo di fare del risultato e poi vediamo al ritorno. Poi entriamo nel dettaglio, giocatori disponibili e non disponibili. Bonucci ha fatto allenamento oggi, non ha sentito dolore, è a disposizione nell'evenienza, ma in teoria è a disposizione per la prossima. Pellegrini anche a disposizione, recuperato dalla botta, anche Rabiot che aveva preso quel colpo in allenamento da Strabaccioni. Bernardeschi non si è allenato, domani valutiamo, ma probabilmente non sarà dei convocati. Mancherà anche Dybala ed è un peccato perché stava crescendo di condizione, stava facendo buone prestazioni, parole e musica di Massimiliano Allegri, e poi ci dà delle notizie concrete. Domani in attacco giocano Morata e Vlahovic. Poi vediamo. Tre centrocampisti, non ne ha detto manco uno. Dietro ha detto sono più sicuro, e beh per forza siamo contati proprio, cioè se siamo in emergenza chiamano anche me domani sera in difesa, e non sono un difensore tra l'altro, però mi chiamano. A centrocampo non ha dato informazioni, immagino 4-3-3 con un Cuadrado a completare il tridente, ma vediamo. Allegri dice sono sereno perché la squadra è cresciuta a livello mentale, col Toro in zona avremmo perso e anche la gestione dell'imprevisto è una cosa che abbiamo accumulato, assimilato. Io ancora non sono d'accordo, almeno non completamente, perché questa squadra qui l'abbiamo capito, l'abbiamo visto, è una squadra che se molla un secondino, molla un millimetro, non ragiona e dice ma guarda che quasi quasi la partita la vado a gestire, hai finito, hai perso. Questa è una squadra che deve rimanere nella partita sempre, è una squadra che non si può accontentare dell'1-0 proprio per via dell'imprevisto, è una squadra che se non trova il 2-0 rischierà perennemente di farsi rimontare e probabilmente anche trovando il 2-0. Quindi questa è una squadra che non può fermarsi, è una squadra che non può gestire il risultato, non può godere nel difendere, l'ho già detto mille volte, questa è una squadra che deve rimanere lì sempre sul filo del rasoio a livello mentale, non sul risultato. Se rimane sul filo del rasoio sul risultato siamo sempre in difficoltà, e lo sappiamo che quando si gioca la Champions e si alza il livello è ancora peggio, perché questo campionato di Serie A ci sta dimostrando che è ultra competitivo perché tutte le squadre bene o male sono lì con qualcuno che ha un livello di eccellenza maggiore, ma in Champions lo sai, gli errori li paghi, chiedete all'Inter che molla 20 minuti su 90 e perde 2-0 con un piede fuori dalla Champions, chiedete all'Inter, e io non voglio fare quella figura lì, a maggior ragione col Villarreal, perché loro ci avevano pure il Liverpool, noi ci abbiamo il Villarreal, dipende da noi, non si scappa da questa cosa, dipende da noi. Allegri dice loro non concedono spazio, non ti danno vantaggi, quindi ancora una volta te lo voglio ripetere, dipende da noi ragazzi, dipende da noi. Poi Allegri dice è cambiato l'ambiente rispetto a qualche anno fa, c'è più consapevolezza nell'affrontare la Champions, sono anni che passiamo il girone e adesso bisognerebbe passare anche gli ottavi, perché sono anni che non passiamo gli ottavi tra l'altro. Allegri dice una cosa molto bella, cioè difficilmente perdiamo quando iniziamo a giocare da squadra. Ed è vero, lo dicono i mille risultati consecutivi da qui all'ultima partita che abbiamo perso, cioè quella con l'Atalanta. Però, come vi dicevo prima, no? C'è quella scala dall'1 al 10 e questi pareggi nel mezzo ti fanno rimanere lì, nel limbo della mediocrità e dell'insufficienza. È ora di aumentare, è ora di alzare i giri del motore. Non sentite il motore? Sta grippando. Se non cambi marcia, lo fondi e devi aumentare e fare quel passettino, come dice Allegri, sì, ma dal 6, 6 e mezzo... fino ad arrivare al 7, se vogliamo anche al 7 e mezzo, perché la Juventus non può accontentarsi del compitino, alla Juventus il compitino non esiste,
o almeno esiste, ma poi sei etichettato come il giocatore mediocre, il panchinaro, la seconda linea, quello che non può fare la differenza, che non può essere il titolare nella Juve. Ed è ora di dimostrare chi ha le palle per essere da Juventus e chi no in Champions League, che è il teatro, il palcoscenico più importante in assoluto per un calciatore. Chi domani non scende in campo con il fuoco negli occhi in una partita di Champions, ragazzi, non c'è nome che tenga, eh? Non c'è nome che tenga per quanto mi riguarda. Il risultato è positivo, che sia un pareggio o una vittoria. È un buon risultato anche per via del gol fuori casa. Io non ho ancora capito questa cosa in realtà. Qua non posso esprimermi. Ribadisco il concetto che se la Juve gioca per pareggiare non mi andrà mai bene. La Juve deve giocare per vincere. Poi magari il pareggio può arrivare perché l'avversario ha dei meriti o tu hai avuto dei demeriti in un momento particolare. Però tu devi giocare per vincere, sempre. Poi magari il pareggio può anche essere positivo, non ne ho la più pallida idea, davvero. Non riesco ancora ad avere un'idea su questa cosa, è talmente tanto inedita che faccio fatica a valutarla, ma bisogna giocare per vincere. Poi un discorso su McKennie, una chiusura proprio così, è un centrocampista offensivo, bravo negli inserimenti, tra le linee, ha tanti gol nelle gambe, è diverso da tutti gli altri centrocampisti. Spoiler? Nel senso sarà 4-2-3-1 con McKennie lì, tra le linee, e Morata spostato sull'esterno, non lo so. Adesso io la butto qua, ma non vi faccio la formazione perché sarebbe sparare a vista. Quindi, niente, volevo soltanto commentare insieme a voi e spero che anche voi abbiate quest'ansia addosso incredibile come ce l'ho io, perché, ragazzi, quanti giorni è che io pensavo al 22 di febbraio, ora siamo al 21, mancano veramente poche ore. Dai, 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 che ce la facciamo. Forza Juventus!